Amici di Video Corigliano, ci troviamo a Schiavonea dove si sta svolgendo un'iniziativa in favore della firma del referendum in favore del cambiamento della legge elettorale. Mi trovo insieme all'ingegnere Scazziota, al quale voglio domandare perché, spieghiamo perché firmare questo referendum. Firmare il referendum, io credo che al di là del giudizio squisitamente politico, vale comunque la pena rimettere in gioco la discussione sulla legge elettorale. Ovviamente servirà anche a pressare un po' l'attuale Parlamento ad operarsi per fare una riforma elettorale più credibile. Noi pensiamo, molti cittadini ormai hanno interesse ad avere una legge elettorale più aderente alle loro esigenze. Se voi pensate che tempo fa, nell'ultima tornata elettorale, in effetti i rappresentanti sono stati indicati dai partiti e quindi la preferenza non c'è stata. Questa volta credo che invece lo stimolo vada proprio in questa direzione. Come sta andando la serata? Come sta rispondendo la cittadinanza? Credo al di sopra di ogni previsione. La gente molto ovviamente si vuole informare, chiede quali sono i motivi del referendum e poi la buona parte della gente aderisce al nostro invito. E per concludere vogliamo ricordare a tutti quanti dove e fino a quando si può votare, si può firmare per il referendum. Sì, il referendum scade il 25 luglio, però ovviamente conviene affrettarsi un po' qualche giorno prima, perché c'è da fare poi completare la procedura per la certificazione elettorale e quindi almeno fino al 20-22 è ancora possibile. Presso tutti i comuni, in modo particolare il comune di Corigliano, è stato attivato un sit-in presso la segreteria comunale e quindi sono abbastanza disponibili ad agevolare il compito del cittadino per la firma. Grazie ingegnere Scazziota, un saluto a tutti gli spettatori di Video Corigliano. Eccoci insieme a Nuccia Crispo, vice sindaco di Corigliano, per entrare nel merito dei quesiti che riguardano il referendum. Ce li illustra gentilmente? Buonasera a tutti, noi come Partito dei Democratici di Sinistra questa sera abbiamo promosso anche qui a Corigliano, sul lungomare di Schiavonea, la notte bianca per il referendum. Crediamo di dover impegnarci oltremodo perché si possa raggiungere il quorum necessario affinché il referendum possa essere indetto. Come ben sapete questo referendum ha come slogan meno partiti e più riforme, proprio perché si vuole dare all'arco costituzionale maggiore stabilità. I cittadini si troveranno a votare, a decidere su tre quesiti. Il primo quesito che stabilisce il premio di maggioranza alla lista più votata alla Camera, il secondo quesito che stabilisce il premio di maggioranza alla lista più votata al Senato, il terzo quesito che abolisce, abroga di fatto le candidature multiple. Questo perché si vuole consentire al cittadino maggiore sicurezza nella sua scelta e più consapevolezza. Praticamente attualmente con la legge vigente un candidato può candidarsi in più collegi e può optare per l'uno o l'altro, ci si ritrova poi che, come si sa bene, il cittadino che ha votato quel candidato nel suo collegio può non ritrovarlo più come suo rappresentante all'interno delle sedi istituzionali nazionali. Noi vogliamo e crediamo che sia importante o procedere proprio attraverso una riforma istituzionale che dia più stabilità al Paese, perché il nostro Paese, al pari delle maggiori democrazie europee e mondiali, possa procedere verso una maggiore stabilità di governo. Se pensiamo che oggi Prodi sta governando con una maggioranza e con appena 25.000 voti di scarto a livello nazionale, ci si rende conto come una vera riforma del sistema elettorale in Italia è ormai inderogabile ed è ormai necessaria, proprio per imboccare la strada dell'innovazione e dello sviluppo. Esiste un sito sul quale i cittadini possono informarsi sul referendum, qual è?
Certamente il sito è www.referendumelettorale.org, al quale i cittadini possono accedere per avere tutte le informazioni necessarie riguardo ai comitati, riguardo alle firme, riguardo ai documenti, tutte le informazioni che vanno nella direzione di chiarire non solo l'importanza che ha questo referendum per il sistema dei partiti in Italia e per la stessa democrazia italiana, quanto appunto per promuovere una maggiore partecipazione che, partendo dal basso, possa innescare questo processo che ci proietta, ripeto, come dicevo prima, nel modello di una democrazia stabile, di una democrazia al passo con i tempi. Grazie dottoressa Crispo per il suo intervento, da Schiavone è tutto. Grazie, ringrazio voi e saluto tutti i navigatori di internet. Grazie ancora.